Gentili utenti di Assist Sportiva, appassionati di basket, ben trovati dal Palabasket Nando Di Leo, dove è appena terminata la gara tra Olimpica e Vieste, vinta dall'Olimpico 80-58. Siamo in compagnia di coach Antonio Russo. Coach, innanzitutto ritrovato, ben ritrovato, è stata una vittoria importante, aprite il girone di ritorno con i due punti. Erano due punti pesanti, perché Vieste, come avete visto, è una bella squadra, con tre stranieri dentro, e in effetti all'inizio ci ha messo in difficoltà. Però dalla nostra parte spero, mi auguro che abbiamo ripreso un cammino che abbiamo lasciato qualche domenica fa. Mi auguro di continuare così e insistere, perché ci rendiamo conto domenica dopo domenica, quando riusciamo a mettere in campo i giocatori che ci offrono questo tipo di pallacanestro, e con un allenatore in panchina penso che possiamo dire la nostra. Dopo un primo quarto un po' in ombra è iniziata poi la rimonta, diciamo si è rivista l'Olimpica dei tempi migliori. Certo, abbiamo studiato un pochettino l'avversario, ci ha messo in difficoltà, in effetti il primo tempo abbiamo chiuso con 20 o 22 a 10, se non sbaglio, un bel passivo. Noi non riuscivamo a trovare la via del canestro, però abbiamo attuato, non so se avete visto, una difesa particolare sul loro play, bravo, bravo giocatore, grande realizzatore. Abbiamo contenuto, abbiamo fatto un break, se non sbaglio, di 22 a 3 e ci siamo rimessi in partita. Proprio poi da lì ci siamo espressi bene, abbiamo difeso, abbiamo stretto in difesa, rimbalzi, aperture, e la pallacanestro che a me piace. Oggi la sfida tutta americana tra gli americani del Vieste e l'Olimpica, nettamente vinta da Spad e Pannaggio. Grande Spad, da elogiare la sua prestazione, ha tirato giù non so quanti rimbalzi, è presente in attacco e in difesa, e diciamo che è l'uomo in più che abbiamo avuto questa sera. Dal punto di vista personale, quanto ha sofferto seguire la squadra dalla tribuna? Abbiamo visto i risultati come si evolvevano, ogni volta che sono stato fuori abbiamo sempre perso la partita. E purtroppo le circostanze, i dati di fatto hanno voluto questo, e dobbiamo riprendere il cammino, tutto qua, non voglio ritornare dietro. Sì, adesso chiusa con la parentesi, oggi avete ritrovato la vittoria, la prossima incontrerete l'Adria Bari, un altro scontro diretto importante. Diciamo che è un filone di partite che ci sta provando e ci sta mettendo alla prova, ecco. Però adesso cerchiamo di lavorare domenica per domenica come abbiamo fatto finora. Riprendere la nostra strada e andare avanti e cercare di arrivare più in alto possibile. Okay, grazie coach, complimenti. Grazie. Siamo con il coach di Vieste, Francesco De Santis. Coach, continua il mal di trasferta per la sua squadra, altra sconfitta in trasferta oggi in uno scontro diretto contro l'Olimpica. Ebbene sì, però c'è da sottolineare che comunque l'Olimpica non è il Brindisi e il Fasano, quindi mentre lì comunque abbiamo perso la partita negli ultimi minuti, qui comunque bisognava stare concentrati dall'inizio alla fine, perché sappiamo il valore dell'Olimpica al completo, e quindi ci è mancata quella concentrazione da inizio alla fine, a fine gara. Dopo un ottimo primo quarto chiuso con più 11, forse dal secondo si è spento un po' la luce, ecco che cosa è successo. Eh sì, abbiamo iniziato a non collaborare, soprattutto in difesa e poi successivamente anche in attacco, perché quando non quadra la difesa, a mio parere, è difficile anche esprimersi in attacco. Il nervosismo poi ha prevalso sulla prestazione e ci siamo fatti mettere il naso davanti, non poco, forse più di 15 punti. Ecco, nella sfida tutta americana contro Pannaggio e Spade dell'Olimpica, buona prova di Neil, forse sono mancati un po' i punti degli altri due. Buona prova di Neil, sono mancati i punti forse del lungo nostro, ma anche Neil in momenti magari decisivi ha avuto qualche momento di defiance. È chiaro che difendere forte e poi attaccare, magari a volte cedere in individualismi per cercare la soluzione pur di rimediare a una difesa che non è buona, rischia di far calare le energie e quindi di rimetterci anche offensivamente. È mancato forse più i punti del nostro Williams, il lungo nostro, però c'è da dire anche che non è stato servito come andava, e se non hai i palloni da giocare poi diventa tutto più difficile. Quando ne prendi qualcuno dopo tanto tempo diventa difficile realizzare. A proposito di Neil, è uscito, oltre al danno alla Beff, è uscito nell'ultimo quarto, gli ultimi minuti, ecco, c'è qualche sua novità sulle sue condizioni? Sembra che abbia preso un colpo, io pensavo peggio, pensavo che fosse una distorsione, qualcosa, che si fosse girata la caviglia, invece sembra che sia un colpo. Spero che recuperi, perché per noi è un giocatore importante e fondamentale. Speriamo bene, domani vedremo. Ricordiamo comunque che la sua è una squadra, una matricola per questa serie, comunque 18 punti dalla chiusura del girone di andata, un buon bottino.
Eh sì, decisamente. Io infatti non lamento la sconfitta di oggi, perché a mio dire ci poteva anche stare dopo, contro un'ottima Olimpica al completo, finalmente dopo 3 sconfitte, quindi con una voglia di riscatto sicuramente superiore alla nostra voglia di vincere, a quanto pare ci poteva stare. Rammento magari altre gare dove ci siamo fatti sfuggire, che le potevamo tranquillamente controllare. Da domenica bisogna ricominciare a fare la matricola e a portare i punti che ci servono come il pane. Sì, domenica affronterete l'ultimo in classifica Santeramo in casa, che è un po' il vostro fortino, finora mai perso in casa. Ecco, che gara si aspetta? Beh, mi aspetto una prova di forza e di concentrazione, soprattutto dal primo minuto, da tutti, anche da quelli magari che giocano più minuti, dovranno metterci il massimo dall'inizio, perché dopo una sconfitta con un gap così grande, con un'ottima squadra, non bisogna sottovalutare nessuno e dare l'impressione di esserci subito dalla prossima partita. Ok, grazie coach, in bocca al lupo. Grazie a voi. Mario Garozzo dell'Olimpica Basket. Mario, dopo 3 KO consecutivi, oggi 2 punti importanti contro una diretta concorrente Vieste, 2 punti che fanno classifica e morale. Sì, è stata una bella vittoria, ci voleva. Sono felice di aver dato una mano per questa vittoria. Sono sicuro che continueremo così e che scaleremo la classifica, che manterremo il primo posto. Ecco Mario, tu sei un nuovo acquisto dell'Olimpica, che squadra e che ambiente hai trovato? sono tutti dei bravi ragazzi, tutti ottimi giocatori, la dirigenza ottima, tutti quanti, a partire dal presidente fino all'allenatore. Mi sono trovato davvero bene, non me l'aspettavo, è stata una bella esperienza già. La vittoria di oggi può essere una chiusura definitiva su quella piccola parentesi con errori arbitrali, squalifiche, infortuni? Sicuramente, sicuramente. Dalla prossima avremo anche il nostro capitano, Ciccio, e sicuramente al roster completo daremo il meglio di noi per continuare questa serie positiva. Qual è il tuo obiettivo personale per questa stagione? Semplicemente quello di dare una mano a questa squadra per arrivare ad alti livelli. Tutto qua. Per chiudere, la prossima incontrerete un'altra diretta concorrente, l'Adria Bari, andrete in trasferta a Bari, ecco che partita ti aspetti? La stessa prestazione di oggi, nel senso concentrati, forti in difesa, abbiamo comunque delle cose da migliorare, ma sono sicuro che piano piano, con l'aiuto del coach e di tutti quanti, riusciremo. Ok, ringraziamo Mario Garozzo per essere stati i nostri microfoni. Dal Palabasket Nando di Lio è tutto. Ricordiamo il finale: Olimpica batte Vieste 80-58. Per assisportivo.com, Fabio Trallo.